Meno infortuni denunciati, meno morti sul lavoro in Emilia-Romagna. Lo dicono i dati pubblicati dall'INAIL. Nel 2011 sono calate del 6% le denunce per infortunio. Gli incidenti mortali sono passati dai 91 del 2010 a 84, nel 60% dei casi avvenuti sulla strada. Nel settore dell'edilizia il calo degli infortuni denunciati è stato del 14,3%, più che dimezzate, le morti passate da 19 a 8. Purtroppo anche quest'anno bisogna osservare che gli incidenti sono calati anche perché il lavoro è diminuito a causa della crisi. Il segno più invece viene registrato per le denunce per malattia professionale, che sono aumentate dell'11,4%. Credo che questo sia l'impegno, soprattutto per il terremoto. Valorizzare le imprese significa conoscerle, significa le whitelist, significa trovare le condizioni per scegliere le imprese col fisico che consentono di fare i lavori per le abitazioni private, per le imprese, con le sicurezze e con la legalità necessaria. Costruire le condizioni di un lavoro costante in edilizia è fondamentale perché è il comparto più in crisi che noi abbiamo nella nostra regione. Quindi è un lavoro perché è un lavoro importante, soprattutto perché dobbiamo ripartire dall'economia, dalla nuova crescita sostenibile, intelligente e inclusiva e lì puntare a nuova edilizia, rigenerare le città con cantieri che abbiano una maggior sicurezza.